Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare del drammatico incidente lungo la provinciale 21 ad Indicatore, nel quale hanno perso la vita i coniugi Francesco Diana e Giovanna Mori. La Procura di Arezzo adesso ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla tragedia. L'ipotesi di reato che si configura in caso di incidenti mortali come questo è quella di omicidio stradale e sono ben 29 le morti lungo le strade della provincia in meno di un anno. Ne abbiamo parlato con il presidente di ACI Arezzo, Bernardo Mennini. Francesco, Giovanna, Vanessa, Federica, Umberto, Nadia, vite, storie, famiglie che in pochi secondi non ci sono più. Sono in tutto 29 le vittime sulle strade aretine in meno di un anno. Le ultime sono i coniugi Francesco Diana e Giovanna Mori di Terranova Bracciolini, scomparsi tra il 9 e il 10 maggio dopo l'incidente frontale ad indicatore. Appena dieci giorni fa Vanessa Bonatti era stata travolta e uccisa da un'auto a vaggio nel comune di Castelfranco-Piandisco. Sono le distrazioni alla guida, secondo le statistiche, le cause principali. Io ritengo che sia in particolar modo una tra queste che è il cellulare. Il cellulare è veramente la, la, lo strumento che ti distrae maggiormente perché fisicamente ti allontana dal, dalla strada, perché nell'istante nel quale tu guardi il cellulare dall'occhio che guarda lo schermo lo riporti sulla strada passano alcuni secondi e in quei secondi fatali c'è il dramma, questo è il concetto. Quindi l'elemento centrale è proprio quello di sensibilizzare, lavorare sulla prevenzione perché sono i comportamenti alla guida scorretti che generano la maggioranza degli incidenti. Le strade sono sicuramente importanti e vanno mantenute in modo assolutamente efficace, ma la vera causa siamo noi uomini, nel senso noi che non osserviamo questa regola base. Di dare per scontato in qualche modo eh, che tanto non succede niente per due, due secondi. Quei due secondi è come tu viaggiassi bendato sostanzialmente, quindi se tu guardi il cellulare e poi riguardi la strada è come tu avessi una benda sugli occhi e quindi tu non vedi veramente quello che succede. In quel caso l'incidente è veramente dietro l'angolo. Ecco, poi però c'è un problema eh, serio, importante, che è sotto gli occhi di tutti, più che degli automobilisti, dei motociclisti o dei ciclisti, che sono le buche. Beh, quello tanto lo stato delle strade, dicevo prima, è assolutamente una delle emergenze, in qualche modo che sta sempre... Diciamo in tempi differenti, le strade vanno mantenute spesso e volentieri, la problematica sta sul fatto che le strade, la buca sulla strada non è tanto perché è una questione di, come dire, di dimenticanza dell'amministrazione, la buca si rigenera facilmente e dipende dai periodi anche in particolar modo, quindi è chiaro che le amministrazioni su questo cercano di porre attenzione e quindi sono convinto che da parte amministrazione nel senso di, tutta, di tutto l'ambito di tutti i comuni della provincia c'è attenzione. Spesso Adesso, semmai la cosa importante è cercare di avere più disponibilità finanziaria proprio da, da poterci collocare. Su questo passaggio, eh, credo che mi pare che le amministrazioni abbiano una buona sensibilità. Non trovo amministrazioni in questa provincia che eh, lo fanno come dire, con lassismo, quindi ritengo che ci sia coscienza. E è chiaro che è un lavoro che va continuato nel tempo. Una strada abbandonata per molto tempo costa molto di più rispetto a una strada manutenuta nel corso degli anni. Sono sei le persone denunciate per la rissa che si è verificata ieri nel tardo pomeriggio in via Tarlati. Una lite che si era accesa poco prima delle 18, prima tra due persone, alle quali poi se ne sarebbero aggiunte altre quattro, a questo punto la rissa. Sul posto è intervenuto un equipaggio della squadra a volante che ha tentato di placare gli animi non senza difficoltà. Sono stati così portati in questura e identificati, si tratta di giovani attorno ai 30 anni, tutti di origine straniere, con precedenti. Sono stati denunciati per il reato di rissa. Mentre l'autore dell'aggressione con il taglierino è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. E sempre in città, in zona Giotto, in questo caso in una palazzina di via Tiziano, è stato ritrovato un ordigno bellico in un appartamento al sesto piano. A trovarlo il proprietario mentre sgomberava casa forse era del nonno. Quindi ha subito allertato eh, la questura che ha attivato la prefettura. Da questi passaggi, il sindaco Ghinelli ha emesso un'ordinanza chiudendo l'appartamento all'accesso di tutti, pure al proprietario di casa. Un provvedimento ovviamente dettato da motivi di pubblica incolumità. Gli artificiali sono intervenuti sul posto e hanno trovato una bomba a mano della prima guerra mondiale che è stata subito disinnescata e rimossa. Si tratta di un ordigno molto raro che è stato quindi portato in un museo di residui bellici. Ed in Valdichiana invece nel pomeriggio la terra è tornata a tremare. Nel primo pomeriggio, attorno alle 15, a Cortone è stata infatti registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ad un chilometro est dall'abitato cortonese ad una profondità di 10 chilometri. Cambiamo adesso argomento per parlare di truffe ai danni degli anziani, un fenomeno purtroppo in costante crescita anche in provincia di Arezzo. Prefettura e comune hanno così pre presentato questa mattina un progetto di sensibilizzazione e di informazione. C'è la telefonata da parte del finto carabiniere piuttosto che dal finto operatore eh, di, di, di erogazione di servizi. Insomma, ci sono tante tipologie. Quindi, alla prima avvisaglia, le persone che si sentono minacciate devono rivolgersi al 112. Sono gli anziani e le persone fragili, sempre più spesso le vittime di truffe e raggiri. Un fenomeno che purtroppo sta diventando sempre più diffuso anche in provincia di Arezzo. Sono più fragili sia per un discorso anagrafico ma anche. Per un discorso emotivo, non dimentichiamo che questo tipo di truffe colpiscono eh, le, le persone anziane, ma anche persone meno anziane, eh, facendo leva su quello che è proprio lo stato emotivo. Quindi, l'obiettivo diciamo, principale è quello di informare quante più persone possibili del rischio che possono correre, di dargli quegli, quegli strumenti per poter reagire nei momenti di difficoltà. Ad Arezzo è stato così siglato protocollo d'intesa tra comune e prefettura nel novembre 2020 ed adesso torna anche la campagna di prevenzione e comunicazione te me piaci poco per il contrasto alle truffe e agli anziani. Sino ad ottobre la polizia municipale sarà presente a sabati alterni al mercato settimanale del Giotto. Quello che abbiamo fatto nei mesi precedenti toccando 27 parti della città quindi in maniera molto diffusa e molto consistente ha permesso due cose. Una la forza più importante quella di intervenire in caso di bisogno e quindi di allertare il cittadino che diventa prima di tutto difensore di se stesso e poi allerta le forze dell'ordine perché queste persone possano essere assicurate alla giustizia. Il secondo elemento è quello che attraverso una informazione diffusa la moltiplicazione della capacità di farsi parte attiva diventa maggiore, quindi la volontà di continuare intanto fino a ottobre e poi valutare se continuare ancora nasce proprio dal fatto che il risultato è stato di sicurezza e di informazioni, quindi di consapevolezza. Mercoledì 17 maggio a Terontola si terrà un incontro pubblico proprio per sensibilizzare la popolazione su questo tema, ossia quello dei rischi derivanti dalle truffe. Protagonista del primo appuntamento sarà il comandante provinciale dei carabinieri, Claudio Rubertà. Per difendersi dal fenomeno l'amministrazione comunale ha poi realizzato anche una pubblicazione ricca di suggerimenti che sarà distribuita in forma cartacea nel corso dell'incontro in programma alle 18 nei locali della Casa della Salute di Terontola. E in queste ore è in netto peggioramento la situazione meteo in Toscana. Anche la città di Arezzo è stata colpita da piogge temporali, ma domani dovrebbe essere la giornata più preoccupante. La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha infatti emanato un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali per l'intera giornata di venerdì, con validità dalla mezzanotte di giovedì sino alla mezzanotte di domani. Sarà una giornata caratterizzata da rovesci e temporali. Adesso ci spostiamo in Val d'Arno a Terra Nuova Braccioline dove sono iniziati i lavori nel capannone confiscato alla mafia. Si tratta di un intervento di 450.000 euro finanziato dalla Regione Toscana. Sicuramente questa è una risposta molto importante che possiamo dare alle mafie, anche alle mafie presenti nel nostro territorio, che delle, ci sono delle comunità che vogliono reagire, che non si assoggettano a questi fenomeni e speriamo che quanto prima possiamo inaugurare tutte e due e restituirli alle comunità valdarnese e in particolare alla comunità di Terrenova Bracciolini. Un bene che sarà così a disposizione dell'intera comunità. Hanno infatti preso avvio i lavori al capannone di via Poggi Lupi, confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato al comune di Terra Nuova Bracciolini. Gli interventi prevedono una spesa complessiva di 450.000 euro, interamente finanziati con risorse regionali, al fronte di un finanziamento totale di 710.000 euro, che include anche il recupero della villetta alle ville sottratta alla famiglia Pireolo. È un capannone industriale degli anni 60 che versa in un importante stato di abbandono ma che soprattutto rappresenta un simbolo per la nostra comunità perché è stato sottratto alla criminalità organizzata e con questi lavori verrà restituito alla collettività. Io ci tengo a ringraziare in particolar modo la Regione Toscana per la sensibilità che ha avuto nel finanziare l'opera e soprattutto l'Ibra Valdarno che è sempre stata di stimolo e c'è cioè stata accanto per ottenere questo finanziamento e per arrivare a questo recupero. I lavori si concluderanno in circa sei mesi. Qui verrà realizzata la rimessa dei mezzi comunali e di protezione civile, nonché l'archivio del nostro comune. Sono due funzioni importanti e i lavori ci permetteranno anche di ridare un adeguato decoro all'area in cui insiste questo bene immobile. Domani 12 maggio è la giornata internazionale degli infermieri, celebrata ad Arezzo al Teatro Pietro Aretino, alla presenza anche del governatore Eugenio Gianni, ma le questioni sindacali restano sul tavolo. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Giovanni Grasso. Sì, buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito. Eh, il 12 maggio praticamente andiamo a ricordare la nostra madre fondatrice dell'infermieristica moderna, Florence Nightingale, nata proprio appunto il 12 maggio del 1820 e la regione toscana diciamo sì, è un po', eh, fa un po' da casa madre eh, di Florence, proprio perché Firenze eh, la custodisce e custodisce tutto quello che è il sapere infermieristico a livello internazionale, infatti la giornata è proprio internazionale. Chiaramente in tutta Italia ci saranno tantissime iniziative, anche noi qui ad Arezzo, in Toscana abbiamo messo in piedi tantissime iniziative e ad Arezzo per l'appunto abbiamo eh, sempre portato avanti un'iniziativa molto importante, quella del giuramento. Un giuramento che va eh, ad essere fatto dai nuovi laureati, nuovi iscritti verso l'ordine professionale, quest'anno sono circa 50 eh, nuovi iscritti e eh, questi nuovi infermieri giureranno un patto con il cittadino. Per eh, dare tutti i servizi assistenziali nei migliori modi, eh, andando sicuramente a tutelare quella che è l'assistenza e eh, per la risoluzione dei bisogni. E insomma, 50 solo della provincia di Arezzo, immagino? 50 nella provincia di Arezzo, chiaramente eh, sono i neuraureati che, che si sono laureati dal 12 maggio dell'anno scorso fino ad oggi. Eh, è chiaro che sono nuove leve che possono essere messe nel sistema sanitario sia regionale pubblico e privato nelle varie eh, strutture. Pochi o tanti perché eh, si fa sempre un po' un ragionamento, appunto mancano gli infermieri, lo ha detto anche proprio il presidente Gianni che tra l'altro il 12 maggio sarà proprio in Terra Retina, ma eh, appunto mh, parlando di sanità e di investimenti ha detto il governo deve assolutamente investire di più in sanità e poi ovviamente destinare questi fondi alle regioni, ma soprattutto dobbiamo fare in modo insomma che le due professioni professioni più importanti in sanità, quindi medici ed infermieri, siano di più. ecco Per quanto riguarda l'occhio toscano, come siamo messi, Presidente? Allora, ci sono due livelli. Il primo livello è la mancanza di attrattività di una professione e questo può risolvere solamente la parte politica. Cioè, oggigiorno non si può pensare di pagare un infermiere eh, così poco e quindi non avere neanche dato la possibilità a questo infermiere di poter fare uno scatto di professione, quindi di, di competenze in, in avanti. Questo significa non, diciamo così, cercare di non far arrivare ad iscriversi ai corsi laurea nuovi infermieri che potranno essere futuri eh, Uno è questo livello qua. Il secondo livello è il scarico di lavoro che viene dato nei vari eh, setting ospedalieri, sia pubblici che privati. Chiaramente va attenzionata questa, questa situazione perché con il PNRR andiamo sicuramente a la centrale è sempre di più la figura degli infermieri, soprattutto sul territorio, e la carenza di personale è evidente. Tra l'altro ultime stime eh, certificano che tra 8-10 anni la carenza di personale infermieristico, quindi che usciranno dagli ospedali e dalle strutture pubbliche e private, sarà di circa 100.000 infermieri, che però non andrà mai ad essere colmata con il numero di personale che verrà formato ex novo, anche perché, come dicevo prima, l'attrattività è, è, è già poco ai minimi storici. Non ci sono opere mh, che, che possano in qualche modo eh, far, far, diciamo così, fare un balzo in avanti rispetto a quello che è l'attrattività professionale e, pertanto, c'è bisogno di attenzione particolare, soprattutto per sì, far sì che questi nuovi infermieri si iscrivano ai corsi ecco, laurea e, soprattutto, poi si laureano. L'intervista completa andrà in onda questa sera alle 21, ed adesso parliamo ancora di sanità. L'Urologia dell'Ospedale San Donato di Arezzo, diretta dal dottor Michele De Angelis, è tra le prime in Toscana per volumi di attività robotica. Tanto che un importante riconoscimento è arrivato da oltreoceano, poiché lo studio sulla ricostruzione vescicale e robotica portato avanti dal reparto è stato selezionato per essere presentato nei giorni scorsi a uno dei più importanti convegni a livello mondiale di, di urologia che si è svolto a Chicago. Un caso di embolizzazione da pseudoaneurisma invece trattato nei giorni scorsi sempre all'ospedale San Donato sarà al centro del convegno che si terrà il 13 maggio all'auditorium dell'ospedale. A aneurismi delle arterie viscerali della diagnosi alla trattamento vedrà la partecipazione di medici provenienti da varie aziende ospedaliere universitarie italiane. Voltiamo pagina, sabato 13 maggio torna la notte eh, dei musei, delle aperture straordinarie anche ad Arezzo come nel resto dell'Europa. Un'opportunità per entrare nei luoghi della cultura ed ammirare i capolavori in un orario insolito come quello notturno e al prezzo simbolico di solo un euro. Torna così sabato 13 maggio la Notte dei Musei, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa e a cui aderiscono 3.000 musei di 30 paesi diversi. Tra le aperture straordinarie anche quella del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Effettuerà un'apertura straordinaria della sede. Con L'ingresso ad un euro dalle 20.30 alle 22.30, ma per gli spettatori sarà anche una piccola perla in più, la possibilità di visione all'interno dell'auditorium della proiezione olografica, quindi una proiezione in 3D ma senza l'uso degli occhialini su Galileo Galilei. Porta aperte poi anche alla Casa Museo Ivan Bruschi. La Casa Museo sarà aperta eh, in maniera straordinaria, eh, ospitando alle 8.30 un concerto dell'orchestra. Suzuki della ehm, scuola di musica alle sette note e poi sarà possibile anche visitare il museo, un'apertura che appunto si vede aprire alle otto e mezzo per il concerto e prolungare eh, l'apertura fino alle dieci e mezzo di sera, eh, così che eh, tutti quanti possono diciamo, approfittare di questa occasione particolare che mette in rete tutti i musei e li apre per una notte eh, speciale. Maggio è da sempre il mese clou per il Calcit, e anche quest'anno si apre un doppio appuntamento musicale in programma dal 15 al 28 maggio. Quando si articoleranno la 29esima rassegna musicale Mercatino in concerto fino al 21 e il 21esimo concorso musicale dal 25 al 28, intitolato a Gianfranco Barulli. Gli eventi si svolgeranno nei locali del Circolo Artistico della Camo e del Teatro Petrarca, dove tra l'altro è in programma il gran finale domenica 28 maggio. È stato invece rinviato a causa maltempo il mercatino dei ragazzi del Calcit che era in programma per domenica prossima. È rinviato a nuova data anche l'evento Un Sorriso per Arezzo in programma al Parco Pertini sempre per domenica. Anche in questo caso la nuova data della manifestazione sarà comunicata quanto prima. E adesso passiamo alla pagina dello sport a ieri le premiazioni al museo Amaranto. Vediamo chi sono i premiati di questa stagione. Il Museo Amaranto ha consegnato i riconoscimenti annuali dei premi relativi alla stagione 2022-2023 che si sta per concludere. Il premio Lauro Minghelli assegnato al miglior Under 23 è stato ritirato dal terzino Samuele Zona, mentre il premio rovesciata d'oro, destinato al giocatore da rendimento più alto nel corso dell'annata sportiva, è andato al centrocampista Luca Castiglia. Una bella soddisfazione ricevere questo premio, soprattutto... Perché so quello che ha rappresentato per Arezzo, per i tifosi, Lauro, e quindi sì, è stata una bella soddisfazione. Un gesto bellissimo, no? eh, che, che dico la verità, non è che mi appartiene più di tanto, forse più, più degli attaccanti, però comunque mi, mi fa molto piacere questo premio. Eh, essere premiati vuol dire comunque che ti riconoscono un un merito, un, uh, il tuo lavoro, quindi sono molto contento. Durante la serata infine si è svolta anche la premiazione di Costanza Razzolini, attaccante dell'Arezzo Calcio Femminile, che si è messa in luce nel campionato di Serie B. A lei è stato assegnato il premio Chimera Maranto, quest'anno alla sua prima edizione. Sicuramente fa molto piacere, per me è un onore essere qui stasera, essere premiata per la prima volta con questo grande riconoscimento. Grazie a tutti e mi fa molto piacere. Questa era l'ultima notizia per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.